Eccoci di nuovo insieme con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Ospite quest'oggi in studio è il dottor Antonio Guida, medico odontoiatra, membro dell'Accademia Italiana di Osteointegrazione. È un nome in verità piuttosto incomprensibile. Ai più chiediamo al dottor Guida di chiarire il significato di questo nome. L'osteointegrazione è quel processo tramite il quale avviene l'integrazione di dispositivi protesici all'interno dell'organismo. È un meccanismo che nel nostro campo, nel campo odontoiatrico, sfruttiamo nel fare integrare delle nuove radici in titanio per far sì che queste poi possano supportare uno o più nuovi denti per il paziente. Sono tecniche e tecnologie già note di vastissimo utilizzo, ad esempio in campo ortopedico, perché gli stessi meccanismi di osteointegrazione che noi sfruttiamo a livello del cavo orale vengono sfruttati in altre parti del corpo, come l'anca, come la spalla o in tutta quella che è anche la chirurgia traumatologica. L'associazione di cui faccio parte si occupa appunto di studiare tutti quelli che sono i processi riabilitativi che possono essere portati avanti tramite l'osteointegrazione, quindi nella parte chirurgica, quindi la parte di integrazione di queste radici, ma anche nella sua parte protesica, perché poi noi è vero che e creiamo nuovi pilastri che possono poi supportare nuovi denti, ma noi dobbiamo pensare non tanto e non solo all'osso intorno a un impianto, ma al sorriso del paziente, alla sua capacità masticatoria e al suo piacere di sorridere, per cui di questo si occupa la società. La signora Isola ci scrive da Cortona: in passato ha sofferto di parodontite, ha risolto il problema, però oggi ha alcuni denti, soprattutto quelli anteriori, che non sono perfettamente allineati. Chiede che cosa è possibile fare e come intervenire. Innanzitutto la prima cosa da fare è capire qual è lo stato di salute attuale di questi denti, perché se ad esempio la signora ha sofferto in passato di malattia parodontale, ma al momento, pur con una perita ossea, questi denti sono stabili, non danno infiammazione, hanno una prognosi predicibile, perché no un valutare di ricoprire questi denti con delle corone, magari in ceramica integrale, e cercare di valorizzare al massimo quello che è il suo patrimonio biologico, perché non dimentichiamoci che gli impianti servono a sostituire denti mancanti o a rimpiazzare in modo ottimale dei denti con prognosi non predicibile, però il nostro ruolo di odontoiatri, lo dice il nome stesso, noi siamo i medici dei denti, dobbiamo occuparci a preservare l'elemento naturale, e qualora ci sia una prognosi predicibile, quindi possiamo prevedere nel tempo che il dente possa avere una durata ragionevole, comunque cerchiamo di valorizzarlo. Se il problema è di carattere estetico, si lavora in due modi sostanzialmente. Un modo è quello protesico, quindi spesso i denti parodontali risultano allargati, hanno dei triangoli neri aperti tra un dente e l'altro, ecco, quindi è un sorriso un po' disordinato. La signora fa notare che c'è una leggera fessura sui denti anteriori, che prima non aveva. È un evento piuttosto frequente, e quando praticamente inizia lo spostamento dei denti bisogna subito fare una corretta diagnosi, perché in quella fase è una delle ultime fasi in cui siamo in tempo per poter intervenire in modo conservativo. Come si interviene? Due modi sostanzialmente. La procedura protesica l'abbiamo accennata, però se ci sono le condizioni, spesso è indicata anche una procedura di tipo ortodontico, cioè prendiamo questi denti, li riportiamo in posizione e li blocchiamo in posizione. E perché impedendo lo spostamento di questi denti riusciamo, se non a interrompere la progressione della malattia parodontale, perlomeno a rallentarla così tanto da dare a questi denti una prognosi molto più lunga. Ecco, una soluzione più semplice o perlomeno apporre delle piccole fascette ai denti anteriori, sui denti anteriori, può servire comunque a limitare il problema dal punto di vista estetico? Immagino sì.
Dal punto di vista estetico, assolutamente sì. Però bisogna chiarire questo spostamento, se è uno spostamento patologico, che tipo di progressione ha, perché senz'altro un approccio estetico conservativo, quindi con un guscio in ceramica, può nettamente migliorare l'estetica del dente. Tuttavia bisogna far sì che questo spostamento non peggiori, per cui perché non abbinare un trattamento di tipo estetico a un trattamento invece capace di migliorare la prognosi, come può essere, in assenza di altre patologie, applicare uno splintaggio, vale a dire si applica incollando all'interno dei denti un filo in titanio, e questo filo in titanio, una sorta di piccolo apparecchio invisibile, impedisce che i denti si possano spostare. Ecco, quindi è stata una risposta molto esauriente, anche perché è un problema, sembra, che riguardi un numero piuttosto elevato di persone. Anche e soprattutto perché in passato evidentemente non esistevano le tecniche curative che esistono oggi, e quindi la malattia tendeva a svilupparsi. Assolutamente, mentre in passato si arrivava con una certa facilità all'edentulia, anche totale, oggi ci sono gli strumenti per poter tenere tutto sotto controllo, per cui il consiglio indiscriminato che mi sento di dare ai pazienti è quello di rivolgersi periodicamente al loro odontoiatra di fiducia ed effettuare almeno una visita di controllo all'anno in chi non ha problemi, ma non esitare a effettuare anche 2-3 controlli all'anno qualora il paziente sia un paziente predisposto ad avere questo tipo di problematica, perché con un costante monitoraggio e un trattamento molto conservativo molte situazioni di malattia parodontale possono essere significativamente migliorate, anche evitando il ricorso a procedure più invasive e spesso più costose. Più costose. Ecco, ampliamo adesso il campo degli argomenti. Per esempio con Caterina, che ci scrive da San Giovanni Valdarno, ha 35 anni, però ha un problema che la angoscia. Vale a dire, ha paura di perdere i suoi denti, essere condannata a portare una dentiera. Il solo pensiero, scrive Caterina, mi terrorizza. Da alcuni anni, quando mi lavo i denti, spesso perdo sangue, le mie gengive sono sempre rosse e ho 2 denti che iniziano a dondolare, non sono più stabili. Mia mamma porta 2 dentiere da quando aveva 48 anni e anche mio padre ha avuto problemi ai denti. Posso fare nulla per evitare di fare la stessa fine? E quali trattamenti è possibile fare? Scrive Caterina. Dunque, innanzitutto diciamo quello che diamo è un parere generico basato su quello che la paziente ci riferisce. Strumento di base è una visita accurata. Una visita accurata in cui il suo odontoiatra di fiducia saprà al meglio che cosa fare. Il primo aspetto è una raccolta di dati. Quindi fotografie, radiografie, modelli, tutto quello che serve per congelare lo stato attuale della situazione, capire qual è la situazione attuale e cercare di predire quale sarà la possibile evoluzione della sua situazione clinica. Si parte sempre con un protocollo igienico e di mantenimento per vedere come il paziente reagisce a un percorso che noi chiamiamo di alleanza terapeutica, vale a dire nelle sedute dal dentista vengono eseguite delle manovre igieniche, delle eventuali manovre di piccola chirurgia, e a casa il paziente viene istruito per proseguire con manovre igieniche che servono proprio come in modo sinergico insieme alle terapie effettuate dal dentista. A quel punto poi si valuta il momento migliore in cui effettuare degli ulteriori follow up per cercare di capire qual è la predicibilità di quei denti nel tempo. A quel punto ci si ferma, si analizza tutto accuratamente, se ne parla con il paziente e iniziamo quelle che sono le terapie, che sfociano sostanzialmente in 3 percorsi. Certo. Il dente non recuperabile in un percorso di sostituzione dell'elemento,
il dente invece è recuperabile con patologia un po' più grave in cui si abbina al trattamento igienico un trattamento chirurgico al semplice trattamento conservativo. Questo a seconda della gravità della situazione. E non è detto poi nella stessa bocca che non si seguano percorsi diversi, perché la malattia parodontale viene definita come una malattia focale, vale a dire può interessare alcune parti della bocca anche in modo più severo e magari per nulla altre zone. Quindi non esiste, diciamo, la ricetta per tutti, ma esistono dei protocolli di lavoro ben consolidati di valutazione, rivalutazione e follow up nel tempo che permettono di gestire al meglio la salute del paziente e dei suoi denti. Quindi praticamente la domanda di Caterina si rifà un po' a quello che aveva scritto anche la signora Isola, perché siamo in presenza di casi di parodontite. Di fatto uno è risolto, o quasi, quello della signora Isola, l'altro invece è quello della signora Caterina. C'è il rischio che debba ancora venire fuori. Esatto, quindi bisogna capire, quando anche parliamo della conservazione di un dente, il miglioramento della sua salute, per quanto tempo questo dente possa essere conservato. Perché faccio un esempio di un parametro standard: se un dente ha, con delle terapie di supporto, una prognosi predicibile di almeno una decina d'anni, è ragionevole attuare queste terapie. Se invece magari, comunque dagli elementi che ci sono, è un dente che magari nel giro di un anno comunque verrà perso, non c'è possibilità di predire il risultato, a quel punto insieme al paziente si fanno le valutazioni del caso. Ecco le osservazioni del dottor Guida. Siamo ormai quasi in conclusione della prima parte del nostro programma. Ci fanno capire quanto sia importante la prevenzione non solo per quanto riguarda le malattie, ma comunque per garantire la normale funzionalità della propria dentatura, della propria bocca. Ricordiamo che i telespettatori che vogliono partecipare possono farlo telefonando al numero che vedono in sovraimpressione, 0575 182 8171, oppure inviare un'email a lineadiretta@teletruria.it. Bene, termina la prima parte del nostro appuntamento, ci rivediamo tra poco per la seconda parte insieme con il dottor Guida.